Ragazzi, ora ci facciamo un bel viaggetto e ce ne andiamo in Africa, esattamente in Kenya, a Malindi. Meglio ancora, Angie, possiamo dire che è Malindi che verrà qui da noi. Esatto, perché ci ha raggiunto da remoto nel nostro avveniristico auditorium virtuale che per questa trasmissione, per questa edizione del TG, intitoleremo a Enrico Caruso, il musicista Paolo Palmitessa, un amico, un vecchio amico di Patrimonio TV. Ciao Paolo e ben ritrovato qui da noi. Ciao Mike, ciao Luigi, ciao Angie. Allora Paolo, parliamo di International Jazz Day. Anche a Malindi, in Kenya, dove risiedi, si sono tenuti alcuni importanti eventi. Sì, molto volentieri. Questo è il nostro fiore all'occhiello della nostra Pro Guitar Academy Music Promotion, che gestisco io insieme a mia moglie Sofia, che cura tutta la parte ovviamente amministrativa, commerciale, pubblicitaria, di organizzazione, insomma tutta la parte che non è strettamente tecnicamente musicale è curata da lei in maniera, devo dire, insomma, ineccepibile. Questo è un evento dell'UNESCO, un evento molto importante, voluto dal grande Herbie Hancock, che ci ha incaricato ormai anni fa di promuovere questo International Jazz Day in Kenya. Noi sono diversi anni che lo facciamo, sempre con il supporto della famiglia Rosso, proprietaria di alcune strutture importanti qui a Malindi e non solo, e ci hanno appunto ospitato al Tropical Village, che è una struttura veramente incredibile, meravigliosa, con una conference center di grandissimo livello a livello mondiale, insomma, non solo per essere qui. Altri invece sono in programma. Il 25 marzo si terrà la Jazz Evening al Billionaire. Certo, Angie, corretto. Noi adesso abbiamo un impegno il 25 di questo mese di marzo e siamo contenti di iniziare questa collaborazione tra loro, che sono appunto maestri professionisti di alcuni aspetti, specialmente della parte appunto delle strutture turistiche, insomma di ristorazione e quant'altro. E noi come appunto musicisti, scuola di musica, promozione musicale e tutto quanto. Sarà un bel evento di jazz fusion, funky, rhythm and blues, che farò, eseguirò sempre, io suonerò con Stefano Cosimetti, con Werner Büchel, Denise Runge canterà alcuni brani e sempre ovviamente c'è la nostra Sofia che ci organizza e ci segue in tutto e per tutto. Paolo, sei con noi nel nostro avveniristico studio virtual remoto. Ti era mai capitato di suonare in uno studio come questo a distanza? Mike, beh no, no, in uno studio televisivo no, così avveniristico no, però sì, a distanza facciamo praticamente tutto ormai noi, dai masterclass alle lezioni individuali, ai concerti e tantissime altre attività, certo. Benissimo Paolo, e adesso per non farci mancare proprio nulla, ci farai anche ascoltare qualcosa. Certamente, volentieri. Eseguirò una parte degli Aironi, un brano da me composto tantissimi anni fa, parte di un CD che eseguo abbastanza spesso, sia in versione acustica che in versione elettrica. La faremo anche al Billionaire venerdì, volentieri. Thank you.
mille, arrivederci a prestissimo, sempre ovviamente nel nostro auditorium. Ma grazie a voi, veramente grazie tante per questa trasmissione meravigliosa che dà la possibilità agli italiani che sono all'estero, che vivono all'estero, anche da tanti anni come me, di comunque poter avere una finestra nel proprio paese per appunto raccontare quello che noi facciamo. Ci sono tante persone che fanno tante cose molto interessanti. Grazie ancora a voi e complimenti, veramente davvero tanti complimenti, specialmente a Mike che è il mio riferimento ormai da tanti anni, ma in questa occasione ho avuto appunto il piacere di conoscere Angie e Luigi. Grazie a voi e arrivederci alla prossima, a disposizione.